Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video, nel secondo dedicato ad Halloween. Partiamo subito con i libri che vi consiglio per Halloween. Allora, il primo libro ve l'ho già mostrato tipo l'anno scorso, un anno e mezzo fa, sì? Ed è La tela dell'assassino. Questo libro racconta di una ragazza, Lizzie, che ha fare cose insieme al suo fidanzato Jared e quando è sulla via del ritorno, è ormai notte, viene rapita. E però riesce a sfuggire a questo serial killer, l'uomo ragno viene chiamato, e poi ovviamente, grazie a Dio, non succede più nulla per 14 anni. Infatti, appunto, 14 anni dopo, Jared, il suo ormai ex ragazzo, diventato parte dell'FBI, è un investigatore privato, la chiama e le dice: "Guarda che sto tizio è tornato in città per cercarti. State attenta perché questo è un pazzo, e ma un po' tanto in realtà." Ed è tornato appunto per vendicarsi di Lizzie. E quindi inizia tutta la storia ingrippatissima e tipo what the fuck. Mi ricordo che questo libro mi era piaciuto tantissimo, avevo dato 4 stelle su 5 e mi ha un po' sconvolto, sì, ma solo un po', ecco, perché non ho dato le stelle massime, cioè non ho dato 5 stelle su 5. Il secondo libro è La ragazza scomparsa di Angela Marsons. Questo libro racconta di due bambine che vengono rapite e il serial killer mette zizzania tra le due famiglie, che si conoscono mai da anni, si conoscono anche molto bene, minacciando appunto le due famiglie di uccidere una delle due bambine se non viene pagato un riscatto. Bene, sarà poi compito della polizia trovare questo assassino, trovare soprattutto le due bambine. Questo libro merita 4 stelle su 5 perché mi ha sconvolto solo il finale. Il finale è stato pazzesco perché alla fine, diciamo che per la prima metà è il solito tran tran della polizia che cerca queste due bambine, c'è questo serial killer super maniaco e mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento che hanno avuto le due famiglie in realtà, perché non si sono scannate più di tanto, di la verità. Pensavo molto peggio. E il finale, diciamo, la seconda metà del libro ci sono rimasta secca, cioè tipo, ok, non so come abbia fatto l'autrice a pensare una cosa del genere, io non, proprio non lo so, però ci sono rimasta talmente tipo what, che ovviamente ho dovuto dare 4 stelle su 5, solo per il finale. Ok, libri di cui vi ho già parlato tantissimo, quindi non mi divulgherò troppo su questi libri. Allora, abbiamo Il valzer dell'impiccato, Il bacio d'acciaio, L'ombra del collezionista e Il collezionista di ossa di Jeffrey Deaver. Allora, questi libri li posso perché sono pesantissimi. Allora, questi libri sono tutti autoconclusivi, dove in ogni storia però c'è un caso da risolvere. C'è un serial killer, ognuno diverso dall'altro, una storia diversa dall'altra, tantissimi motivi diversi, le alibi diversi. Però una cosa che accomuna questi libri sono i due protagonisti, diciamo i protagonisti principali, così come qualche altro personaggio secondario. Infatti i protagonisti principali, quelli che dovranno risolvere poi gli enigmi di ogni libro, sono Amelia Sachs e Lincoln Rhyme. Io ho letto esclusivamente di loro due, anche se non ho ancora finito, non ho letto nient'altro di Deaver, mi dispiace, però al momento ho deciso di recuperare prima questi due protagonisti, leggere tutte le loro storie. Devo dire che mi mette sempre tanta ansia, infatti tutti i libri di Deaver hanno meritato da me 4-5 stelle su 5. Io vi consiglio in particolare, adesso ve li farò rivedere, Il collezionista di ossa e poi il seguito, L'ombra del collezionista, perché credo siano i due di Deaver più belli, diciamo, riguardante la storia di Amelia e Lincoln. Sono bellissimi, cioè voi dovete leggerli, sono pieni di suspense, ansia incredibile, poi si ripetono quasi le stesse dinamiche,
E io questo l'ho adorato. Cioè, il collezionista di ossa credo sia il mio preferito in assoluto, di Diver, quindi io l'ho amato. Quindi non potevo non amare anche l'ombra del collezionista. E di più, io quando mi hanno regalato l'ombra del collezionista sono tipo scoppiata tipo in lacrime di gioia, grazie, perché non vedevo l'ora di leggerlo. Quindi questi due soprattutto dovete leggerli tantissimo. Abbiamo poi un altro libro un po' più piccolino che potete tranquillamente leggere proprio in un giorno, secondo me si può leggere, perché è piccolino. E sto parlando dei Custodi di Slate House di David Mitchell. Credo che sia un libro intenso, breve, perché è breve, ma veramente intenso. Non credevo che un libro così potesse mettermi talmente tanta ansia e non so neanche io cosa dire in realtà, perché mette ansia, mette paura, mette brividi, mette tipo che cosa sta succedendo, ti fa un sacco di domande. Perché ovviamente vi racconto, c'è questo cancello misterioso a Slate House, ma vi racconto, c'è questo cancello misterioso che appare ogni 9 anni e porta a Slate House. A Slate House appunto ci abitano i custodi di Slate House, ovviamente. Questi due fratelli che in realtà sono dei fantasmi, sono delle ombre, non so neanche come definirli questi due. Che ogni 9 anni si nutrono delle anime degli altri, che ovviamente non sono scelti a caso, sono ben definiti, sono ben scelti, e queste persone poi vedono questo cancello, si incuriosiscono, entrano e vengono magnati. E in realtà non è una storia fluida, sì, diciamo che non è proprio un romanzo che è capitolo 1, capitolo 2, eccetera, eccetera, ma sono divise in storie. Quindi delle storie in una storia. Non so come definirlo, ve lo faccio vedere così potete capire meglio. Perché detto così, io siccome mi spiego sempre molto bene, allora, vedi, per esempio, c'è il 1979, quindi racconta una storia ogni 9 anni, diciamo. Poi c'è ovviamente 9 anni, 9 anni, 9 anni, eccetera, fino ad arrivare, non ricordo l'anno, bella roba, 2015, eccolo. Quindi racconta quelle storie che accadono ogni 9 anni dal 1979 al 2015. E devo dire che, cioè, non so neanche io cosa dire, voi lo dovete leggere. E poi è scritto sempre bene, cioè, è scritto molto fluido, si capisce tutto. No, non si capisce un cazzo in realtà, soprattutto all'inizio non capirete niente di quello che sta succedendo. Perché non solo i custodi di Slate House mangiano le anime degli altri, ma le devono anche tipo stordire, cioè fanno credere agli altri una cosa che non esiste. Furbi. Però naturalmente poi si viene a scoprire cosa succede in realtà a Slate House. Perché dal 79 poi nascono delle leggende, cioè all'inizio si pensa che siano delle leggende, però poi alla fine nel 2015 si viene a scoprire cosa è successo in realtà, cosa succede a Slate House. E sarete voi a scoprirlo se leggerete questo libro, perché lo dovete fare ovviamente. Poi un'autrice italiana ed è Io vi vedo di Simonetta Santamaria. Allora, questo libro racconta di un signore, un poliziotto, a cui viene uccisa la figlia e lui si diciamo, impazzisce per trovare il killer della figlia e ci mette anni. Lui passa degli anni in agonia, poverino, perché le hanno ucciso la figlia e lui non riesce a trovare il colpevole. E diciamo che poi va fuori un po' di testa, sì, perché non tutte queste cose insieme, diciamo, non riesce a gestirle, diciamo, ecco così. E non riesce a trovare il killer e nei modi tradizionali di un poliziotto, perché il killer è stato un geniaccio. Però riesce comunque a trovarlo applicando cose nuove che vengono in mente a lui, un pazzo sclerotico. Vedete voi. La fine, ovviamente, colpo al cuore, ma cioè, quando lui arriva a certe cose, io non lo so come fa la gente a leggere queste cose. Io non so nemmeno io in realtà come faccio, non lo so nemmeno io. E ci sono certe scene crude e cruente, cioè, tipo, ripensandoci adesso,
Vabbè, però l'ho letto comunque. Se l'ho letto io, potete farlo tutti. Giuro che se l'ho letto io, lo possono fare tutti. Questo libro mi aveva colpito particolarmente. Non pensavo che questa autrice potesse scrivere un libro così, perché io ho sempre poca fiducia negli autori italiani, però questa volta mi sono dovuta ricredere. Libro ben valido, 4 stelle su 5, consigliatissimo, segnatelo perché lo dovete leggere. Poi un libro che avevo già fatto vedere in precedenza, non mi ricordo in quale video, è Chi ha ucciso mia sorella di Giulia Eberling. Questo libro racconta, molto in breve, detto che ho già parlato, di una ragazza convinta che un certo Carlo, un fotografo, sia l'assassino di sua sorella e quindi deve cercare in 10 giorni, credo, che lei ha tempo limitato, per far dire la verità a Carl. Quando lui, Carl dice di essere innocente, cioè praticamente per tre quarti del libro Carla è innocente, lei insiste che questo Carlo è in realtà l'assassino di sua sorella, e poi ovviamente grazie a Carl, anche le sue fotografie, riesce a trovare in realtà chi è stato veramente. Ma secondo voi è proprio Carl o sono altre persone a uccidere la sorella? Leggete il libro e scopritelo. Allora, una cosa che mi piace tanto, come dico sempre, di questo libro sono le fotografie che sono all'interno. Adesso ve le faccio vedere un attimo, se le trovo forse. Allora, per dividere i giorni, la cara scrittrice ha messo queste fotografie, che sono in realtà fotografie di Carlo. Ovviamente, poi ci sono anche le spiegazioni all'interno di queste fotografie che ha fatto Carl, e però c'è una foto in particolare che faccio vedere sempre perché sì, che a me piace particolarmente, ossia questa, che è esattamente a metà, credo sia la fotografia più significativa di tutto il libro, di tutte le fotografie che ci sono. Questa è sicuramente la più significativa. 4 stelle su 5 anche questo libro, segnatevelo anche questo, soprattutto questo tra tutti quelli che ho citato fino adesso. Il prossimo libro l'ho citato già l'anno scorso, anzi ho fatto proprio la recensione speciale Halloween l'anno scorso, ve la cito su nelle schede, non mi ricordo mai dov'è. Per chi vuole qualche informazione in più, o semplicemente per chi la vuole guardare, non gli frega niente. Comunque, il libro in questione è Il tatuatore di Alison Bachman, che racconta di un serial killer che ruba tatuaggi per uno scopo ben definito, che a scoprire sarà Frances Sullivan, con l'aiuto di Marnie, una tatuatrice, che appunto scopre il primo cadavere. Bellissimo, si è meritato 5 stelle su 5, 4, non mi ricordo, però vabbè, sempre bellissimo, sempre ansia, sempre grandissima determinazione da parte di Sullivan. Scoprite tutto nella recensione che ho fatto l'anno scorso e andatela a guardare e comprate questo libro, leggetelo, leggetelo, leggetelo. Poi brevemente due libri che ho citato già recentemente, quindi vi cito soltanto i titoli, perché poi vi lascio tutto nelle schede per andare a recuperare tutto. Sto parlando dei due libri di Kimberly Bell, ossia Il matrimonio delle bugie e Una madre perfetta. Allora, Il matrimonio delle bugie racconta di una tizia che scopre che il marito le sta mentendo e deve scoprire perché e per come. Il finale mi ha sconvolto. Come sempre, mi ha sconvolto. Non c'è quasi niente all'interno, se non la protagonista che cerca di scoprire le tresche del marito, però alla fine c'è tipo, ma what the fuck, che cazzo è successo? Ma così di botto, boom, no, vabbè. Il secondo invece, Una madre perfetta, racconta di una madre che è in ansia per il figlio perché si è perso durante una gita scolastica. Anche in questo caso, all'interno c'è solo questa madre che si dispera, la polizia che lo cerca e what the fuck, la fine sempre. Però diciamo che questo è stato un po' meno bello. Il matrimonio delle bugie ha preso 4 stelle su 5, questo solamente 3. Mi dispiace, ma è andata così, cioè.
E niente, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, fatemi sapere quali libri avete letto in questo periodo di Halloween e quale magari state ancora leggendo e consigliatemene alcuni perché ovviamente i libri non sono mai troppi. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!